Io francamente ero tranquilla sia perché assistita in modo egregio, ma anche perché ero proprio certa delle mie ragioni. Finché qualcuno non mi convince il contrario, sai che sono una testa dura e quindi ero certa nel momento in cui Macerata Capoluogo ha deciso di candidarmi a sindaco. Ne avevo già parlato con l'avvocato Nascimbeni. Ho vissuto la vicenda con estrema serenità perché ero convinta delle mie ragioni e quindi serenamente ho accettato ciò che ieri nell'aula consiliare, anche con toni a volte molto aspri e forse anche fuori luogo, è stato detto. Se siedo in consiglio comunale con lo stesso impegno con cui credo di aver fatto e continuare a fare il presidente della Maceratese. È una soddisfazione non personale né professionale, ma è una soddisfazione di aver dato noi un modestissimo contributo di idee non solo alla Tardella o al comune di Macerata, ma secondo me soprattutto anche alla collettività e l'opinione pubblica di Macerata, che deve sapere chi ha eletto o anche chi non l'ha votata a che titolo la Tardella può svolgere le funzioni di consigliere comunale e di presidente della Maceratese. Io da sportivo e da operatore del diritto mi auguro che le faccia tutte e due e che le faccia bene. Tutte e due, anche quella. Io da tifoso direi soprattutto quello della Maceratese. Io non conosco ancora la squadra, la vedremo, no, però, insomma, però il campionato per fede, non sarà facile. Diciamo il campionato, ok? Arrivederci. Grazie, ciao Giancarlo.